Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda edizione del ciclo di webinar dedicati alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione a Syllabus, il nuovo portale della formazione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni lanciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il ciclo di webinar è realizzato da Formez PA nell'ambito del progetto Linea Amica Digitale. Il ciclo formativo è articolato in tre webinar e ha come obiettivo quello di illustrare, con un linguaggio semplice e accessibile, i nuovi strumenti per la formazione del personale della pubblica amministrazione, la direttiva del Ministro per la PA e la nuova piattaforma Syllabus. Ricordiamo a tutti i partecipanti che i tre webinar fanno parte di un percorso modulare con carattere di propedeutica. Pertanto, l'attestato di presenza, scaricabile da eventi PA nelle prossime settimane, sarà rilasciato soltanto dopo che lo staff avrà verificato la presenza degli utenti almeno all'80% del monte ore. A condurre il webinar di oggi, che affronterà il tema della programmazione della formazione nella PA, riferimenti metodologici e operativi, saranno il dottor Sauro Angeletti, direttore dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, e la dottoressa Valentina Albano, esperto tematico che collabora con l'Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze. I docenti dedicheranno gli ultimi 10 minuti di questa giornata a rispondere alle domande più frequenti che vi preghiamo di scrivere in chat durante il webinar. Grazie a tutti e buon webinar. Lascio la parola al dottor Angeletti. Grazie per questa introduzione, bentrovati e bentrovate in questo primo appuntamento di un ciclo di webinar dedicato all'approfondimento dei temi della formazione e dello sviluppo delle competenze nelle amministrazioni pubbliche. Un tema particolarmente d'attualità, direi, che è centrale nel percorso, diciamo, di rafforzamento, delle amministrazioni pubbliche al fine di assolvere al meglio le loro missioni istituzionali, ma anche allo stesso tempo per attuare, diciamo, gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che tutti noi, diciamo, rispetto ai quali tutti noi siamo impegnati, o direttamente o di striscio. Come diceva la collega del Formez, questo è il primo appuntamento di un ciclo di tre webinar che sono strettamente correlati tra loro, durante i quali parleremo, da un lato, degli strumenti di programmazione della formazione, perché è importante tornare a formare le persone e sviluppare le competenze, le nostre competenze, perché quando parliamo di formazione parliamo evidentemente di noi. E il secondo webinar che ci sarà il 26 aprile sarà dedicato in maniera specifica all'approfondimento dei temi del nuovo portale Syllabus, Nuove competenze per le amministrazioni pubbliche, che è lo strumento operativo che ha implementato il Dipartimento della Funzione Pubblica per sostenere questa operazione di rafforzamento diffuso delle competenze trasversali, vedremo quali sono in tutte le amministrazioni pubbliche. E la terza data è quella del 27, 27 aprile, in cui parleremo in maniera diffusa di come si diventa utenti di Syllabus, quindi che cosa devono fare le amministrazioni per aderire all'iniziativa, qual è il ruolo dei referenti, quali sono le attività che devono svolgere i singoli dipendenti e colleghi che si formano sulla piattaforma. Dico questo perché è un ciclo di webinar strettamente correlato. L'interesse che abbiamo registrato nella prima edizione è stato particolarmente significativo e di questo siamo contenti. Ci sono state numerose domande e esigenze d'approfondimento che noi abbiamo evaso e che chiariremo anche nel corso di questo webinar. Oggi però siamo concentrati sul tema della pianificazione, della programmazione, della formazione. Potrà accadere che vi giung che vi che emergano interrogativi su come fare per utilizzare la piattaforma. Ne prenderemo nota, ma a questi interrogativi daremo risposta puntuale e specifica nei singoli webinar dedicati. Allora, perché parliamo di formazione delle amministrazioni pubbliche? Andiamo subito dritti al sodo, perché negli ultimi 15 anni di formazione se ne è fatta davvero poca. Io adesso vi presento
anche in maniera un po' sconfortante, i dati di partenza della formazione nelle amministrazioni pubbliche negli ultimi 15 anni, e questi dati dimostrano che generalmente purtroppo il tema della formazione non è stata una priorità in tutte le nostre amministrazioni pubbliche. I dati a cui faccio riferimento sono di carattere generale, quindi non voglio dire ovviamente che tutto va male, che tutto è andato male, né sottovalutare le tante amministrazioni piccole, medie e grandi che hanno, diciamo così, continuato tenacemente a formare e sviluppare le competenze dei propri dipendenti. Mediamente però questo non è accaduto, complice soprattutto i tagli della spesa, lo vedremo fra un secondo, i tagli degli investimenti in formazione, perché le risorse finanziarie dedicate alla formazione non sono una spesa, sono un investimento. E anche per il fatto che nelle nostre amministrazioni pubbliche si è un po', soprattutto in quelle piccole, e anche più giustificatamente in quelle piccole, si è persa, diciamo, la consapevolezza del fatto che occuparsi di formazione è un mestiere, non è un'attività, diciamo, che può essere affidata, a chiunque, e per promuovere percorsi e processi di formazione servono nelle amministrazioni specifiche competenze. Ecco, questa ripartenza degli investimenti sulla formazione serve anche a questo, formare i dipendenti, ma formare anche chi di noi lavora nelle strutture di direzione del personale, formare e sviluppare competenze per incentivare, diciamo, gli investimenti e gli sforzi per il miglioramento del nostro capitale umano. Allora, dritto e secco, il dato di partenza è quello di un fallimento delle politiche di formazione per la pubblica amministrazione nel corso degli ultimi anni. Ce ne siamo accorti perché basta guardare in parte alla nostra insoddisfazione, in parte alle difficoltà con cui noi svolgiamo i nostri compiti, ma non perché siamo incapaci, ma perché c'è un quadro organizzativo, normativo e tecnologico con cui ci confrontiamo che è in continua evoluzione. E basti guardare anche ai giudizi a volte critici, a volte molto severi dei nostri utenti, degli utenti finali dei nostri servizi, che individuano infatti nei motivi della loro insoddisfazione, tra le tante cause, la scarsa digitalizzazione di alcuni servizi e il basso livello di competenze di alcuni dipendenti. Per questo è importante tornare a parlare di formazione e per questo dico, aprendo questo webinar, che il dato di partenza è quello del fallimento delle politiche di formazione nel nostro ambito pubblico. Il termine fallimento, me ne rendo conto, è molto pesante, è molto serio, ma è un dato oggettivo, un dato di fatto, che è il risultato della poca formazione che è stata svolta nel corso degli ultimi anni. Quindi fallimento perché? Perché la poca formazione fatta non è stata capace di contrastare l'obsolescenza delle nostre conoscenze, perché noi invecchiamo o cresciamo, dipende dal punto di vista più o meno autoconsolatorio, e anche le nostre competenze invecchiano, diventano obsolete se non sono continuamente curate e alimentate. Per il cambiamento appunto del contesto di riferimento, non solo delle amministrazioni pubbliche. Quindi si è fatta formazione per l'aggiornamento professionale, ma la formazione oggettivamente non è stata capace di dare quello sprint che ci attendevamo in termini di supporto al cambiamento delle amministrazioni pubbliche e alla trasformazione delle nostre amministrazioni. In sintesi, di formazione se ne è fatta generalmente poca. Questi dati che vi presento, me ne rendo conto, sono la media di Trilussa e quindi lo ribadisco per l'ultima volta. Non sto dicendo che dappertutto si è fatta poca formazione. Se però guardiamo al dato medio, noi notiamo che in un decennio, dal 2010 al 2020, la spesa per la formazione si è dimezzata. Quindi gli investimenti di tutte le amministrazioni pubbliche, centrali, locali, enti di ricerca, comuni, regioni, università, scuole, eccetera, la spesa complessiva di queste amministrazioni è passata da 276 milioni a 130, dimezzata in 10 anni, con il risultato che mediamente un dipendente pubblico, non direi, ecco, appunto, si è formato, perché questa
questa espressione mi imbarazza, un dipendente pubblico ha frequentato corsi nel 2020 per 3 ore e 20 minuti. Ditemi voi se questa si può chiamare formazione. Ripeto, un dato medio, molti si sono formati tanto e di più, ma la più parte si è formata veramente poco. Seconda considerazione, la formazione poco o tanta che sia stata fatta, ed è stata fatta poca, ho detto, si è prevalentemente concentrata, gioco forza, su alcune esigenze fondamentali, direi di sopravvivenza delle amministrazioni pubbliche. Tanta formazione tecnico-specialistica, tanta formazione giuridica, tanta formazione sulla, tra virgolette, obbligatoria, che non è, questo non significa che non sia formazione importante, sull'anticorruzione, sulla trasparenza, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e così via. Tutta la formazione è importante, questa formazione fatta è importante, ma è particolarmente drammatico il fatto che si sia investito molto poco su una formazione che oggi serve altrettanto, io direi di più, e che è al centro di tutte le analisi sulle difficoltà delle amministrazioni pubbliche. Poca informazione per lo sviluppo delle competenze digitali, vedete secondo questo dato dell'Istat solo 5 partecipanti su 100 si sono formati sulle competenze digitali. Se guardiamo alle competenze manageriali o più in generale alle cosiddette soft skills, la formazione ha riguardato poco più di 2 dipendenti su 100. Un dato veramente esiguo che documenta, diciamo, la mia considerazione di apertura quando parlavo di fallimento delle politiche formative. Poca formazione, formazione concentrata su alcune specifiche aree tematiche per la sopravvivenza, formazione poco e mal progettata, perché tutte le analisi di cui noi disponiamo, nella diversità, pur nella diversità delle amministrazioni centrali e locali, documentano che si è persa un po' l'attenzione alla cura delle politiche di gestione delle risorse umane. Poche amministrazioni redigono un piano della formazione. Poche lo fanno a partire da un'analisi dei fabbisogni formativi, cioè alla rilevazione di quello che effettivamente serve, perché la formazione di cui parliamo è la formazione funzionale alla soddisfazione di alcune esigenze e di alcuni bisogni, non la formazione a prescindere, la formazione, l'offerta della formazione che le amministrazioni mettono in campo deve concentrarsi e coordinarsi con una specifica domanda di formazione. Quindi poca visione strategica della formazione, prosecuzione degli investimenti formativi secondo la spesa storica incrementale, quindi valutando quello che è stato fatto negli anni precedenti, e poca progettazione dei costi della formazione. Ripeto, sto rappresentando questi elementi negativi perché sono purtroppo il comune denominatore di molte amministrazioni, ma lo faccio nella prospettiva di individuare in questi elementi quelle che sono le priorità di investimento per una nostra ripartenza. E poi, infine, ma tutti i temi sono correlati, la formazione se n'è fatta poca anche perché, dicevo, è venuto meno in tante amministrazioni un presidio organizzativo. Che cos'è un presidio organizzativo per la formazione? È la presenza in quelle più grandi di un responsabile della formazione, ad esempio. Oppure, più in generale, la capacità delle amministrazioni di sviluppare politiche di gestione delle risorse umane, non solo dal punto di vista amministrativo, non solo voglio dire gestione degli stipendi e del fascicolo personale, ma immaginare la necessità, immaginare per ciascun dipendente un percorso di crescita e di sviluppo, posto che, come vedremo, la formazione costituisce un investimento e un asset fondamentale per la crescita sia delle persone che delle amministrazioni pubbliche. In questa slide, a titolo esemplificativo, ho riportato i dati di un rapporto IFEL 2020 sulla formazione, uscito negli enti locali, uscito l'anno scorso o all'inizio di quest'anno, e voi vedete che molto dipende ovviamente dalla classe dimensionale delle amministrazioni, per cui nelle amministrazioni piccole o molto piccole questo presidio organizzativo è mancato ed è comprensibilmente assente, voglio dire, amministrazioni che hanno pochissime o poche unità di personale, ma anche qua bisogna intervenire con soluzioni di accompagnamento e di supporto ulteriori perché la carenza della formazione si registra soprattutto in queste
in questi comuni. Leggo intanto, butto l'occhio intanto su alcuni commenti positivi e negativi di conferma o di conforto che, sul fatto che in tante amministrazioni si è investito, ma anche sulla assenza, sulla difficoltà di compilare o reperire informazioni sulla formazione. Questo, come vedremo, in effetti è un altro nostro problema. Alla fine di queste considerazioni si intravede una possibile luce in fondo al tunnel ed è la luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi siamo abituati oramai a parlare del piano come la soluzione per ogni problema. Ricorderete un paio d'anni fa quando è stato lanciato, se ne parlava con entusiasmo. Adesso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sembra essere il problema di tutto perché oggettivamente richiede uno sforzo supplementare e molto molto considerevole a tante amministrazioni pubbliche che sono già affrante, in alcuni casi schiantate dall'attività corrente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sui temi di cui parliamo oggi, anche sui temi di cui parliamo oggi, costituisce però una grande opportunità di ripartenza, una oggettiva opportunità di ripartenza, non solo perché finanzia, diciamo, torna a finanziare l'investimento sulla formazione delle competenze dei dipendenti pubblici, ma soprattutto, direi io, perché individua e traccia delle coordinate, delle direttrici metodologiche molto importanti. Intanto, purtroppo, duole dirlo, ma ci voleva il PNRR per darci, scusate, ci voleva la pandemia da Covid-19 per suonarci un po' la sveglia, e cioè per ritornare a credere, a pensare che nelle amministrazioni pubbliche il principale, asset strategico è rappresentato dalle persone, dalle conoscenze e dalle competenze delle persone. Dire questo non è un'affermazione autoconsolatoria, non è per dire, vabbè, diciamocelo tra noi, così non ci si... Se non ci si fila nessuno, almeno noi siamo consapevoli, diciamo, del fatto che tutto dipende da noi e che ce la mettiamo tutta. No, questa è un'affermazione, di principio che ha sostanza in tutte le aziende, private, ad esempio, e quindi non si capisce perché nelle amministrazioni pubbliche non si debba muovere da questa rinnovata consapevolezza. Le persone sono al centro di tutto, di ogni processo produttivo, di ogni possibilità di cambiamento e di innovazione, dalla più piccola alla più grande. Per questo hanno bisogno di essere sostenute, alimentate dal punto di vista della crescita delle loro competenze. Perché se le competenze servono per migliorare le prestazioni pubbliche, non è che si può pensare di rimettere l'obiettivo della crescita delle proprie competenze alla discrezionalità o alla libera volontà dei singoli. Ci deve essere un investimento da parte delle amministrazioni. E il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individua in effetti quali sono gli obiettivi di questo investimento: formare tutti i dipendenti. Tutti i dipendenti, non con una formazione a pioggia standardizzata uguale per tutti, ma con una formazione differenziata per famiglie professionali, per ambiti di attività, attraverso la messa a disposizione di percorsi formativi certificati e qualificati, soprattutto una formazione che muova dalla rilevazione dell'effettivo stato delle conoscenze e delle competenze. Il PNRR ci dice, se volete, l'ovvio, ma è importante ribadire questo ovvio: non si formano le persone su ambiti rispetto ai quali hanno già delle competenze solide, o meglio, quello è un investimento non prioritario. Il nostro investimento prioritario è formare le persone per colmare dei gap specifici di competenza. Formarle tutte, formarle soprattutto sulle competenze trasversali. Che cosa sono le competenze trasversali? Sono le competenze che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza individua come necessarie, obbligatorie, indispensabili in tutte le amministrazioni pubbliche, a prescindere dalla loro tipologia, livello istituzionale e carattere dimensionale. Emblematiche da questo punto di vista sono le competenze digitali.
Quando parliamo di competenze digitali come competenze trasversali, non parliamo delle competenze specialistiche di chi lavora nell'informatica e di chi svolge quindi un'attività specifica. Parliamo di competenze che devono riguardare tutti i profili delle amministrazioni, tipicamente i profili amministrativi, perché sono quelle competenze che sono fondamentali per migliorare il nostro lavoro e la nostra performance individuale e quindi quella dell'amministrazione, anche per migliorare l'efficienza del nostro lavoro agile, per esempio, perché quando parliamo di competenze digitali parliamo di questo, gestione della sicurezza informatica, conoscenza dei dati e delle informazioni, gestione degli strumenti di collaboration, capacità di gestire dispositivi digitali, in maniera seria, mi verrebbe da dire che noi normalmente utilizziamo nelle amministrazioni pubbliche. Queste sono le competenze digitali, per questo motivo queste competenze sono competenze trasversali e per questo il PNRR ci impone di farle crescere in tutte le amministrazioni. Quindi la formazione di cui parliamo oggi e di cui parleremo nei prossimi giorni è una formazione rivolta a tutti, potenzialmente a tutti i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche. Anche perché la formazione ha un intrinseco valore multidimensionale che riguarda tre categorie di soggetti. La formazione ha valore per le persone, restituire opportunità di formazione alle persone significa riconoscerne una rinnovata centralità, puntare su di loro e dare delle opportunità di crescita. In prospettiva anche di crescita di carriera, perché la formazione e i risultati della formazione ottenuti in maniera documentata, che confluiscono nel fascicolo del personale, servono anche per questo, servono anche per una loro valorizzazione per i percorsi futuri di carriera. Ma comunque formare le persone significa restituire una motivazione, un senso d'appartenenza e una adeguatezza delle competenze alle sfide che ciascuna amministrazione deve ogni giorno affrontare. La formazione però non può essere rimessa a ciascuno di noi, deve sicuramente, diciamo così, tener conto delle nostre aspirazioni, dei nostri interessi, ma la formazione fondamentalmente ha valore per le persone e quindi anche per le amministrazioni pubbliche. La formazione serve per migliorare i servizi. Come vedete in questa slide, la formazione deve essere utile per i partecipanti alle iniziative di formazione, per i singoli dipendenti, per le amministrazioni, ma anche per i cittadini. La misurazione fondamentale e finale dell'efficacia della formazione è quella che passa attraverso il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Mi avvio verso la conclusione, diciamo, di questa mia presentazione, focalizzando adesso l'attenzione sugli strumenti e sulle opportunità che noi mettiamo a disposizione delle amministrazioni pubbliche. Riepilogando, se ho detto che la situazione di partenza è in tante amministrazioni abbastanza drammatica e se ho aperto questo mio intervento con un entusiastico scherzo fallimento delle politiche formative, c'è da chiedersi perché questa volta ci dovremmo riuscire, perché questa volta dovremmo riuscire ad invertire la tendenza. Primo, perché c'è un bisogno diffuso di formazione e noi siamo i primi ad esprimerla. Sono i dipendenti pubblici, sono i nostri colleghi, siamo noi che tutti i giorni, diciamo, rivendichiamo, segnaliamo alla nostra amministrazione l'esigenza di un rafforzamento delle nostre competenze, perché finché no, la nostra amministrazione non recluta, e sappiamo quanto è difficile, nuovi colleghi, la performance delle amministrazioni pubbliche poggia tutta sulle nostre spalle. Secondo motivo di speranza, ma anche di necessità della formazione, perché il PNRR assegna un target specifico, almeno 750.000 dipendenti pubblici iscritti a corsi formativi e almeno il 70% di questi formati con successo. Questo non è un target, non è una responsabilità del Dipartimento della Funzione Pubblica o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una responsabilità diffusa di tutte le nostre amministrazioni pubbliche. Perché noi potremmo mettere in campo la più stratosferica formazione, la formazione più interessante, più accattivante, ma se non c'è un'adesione delle amministrazioni pubbliche, dei dipendenti, questo target non lo raggiungeremo ed è, come vi dimostrerò tra poco, un target collettivo di tutte le nostre amministrazioni pubbliche. Terza considerazione.
Perché ce la dovremmo fare questa volta? Beh, perché rispetto al passato abbiamo messo in campo, non sto dicendo che siano risolutivi, questa è una ripartenza, abbiamo messo in campo una serie di strumenti. Il piano per la formazione e lo sviluppo del capitale umano, adottato lo scorso anno, l'avvio a marzo dell'anno scorso della formazione sulle competenze digitali attraverso una piattaforma antenata a quella che vi presenteremo in questo ciclo di webinar, l'introduzione del piano integrato di attività di organizzazione, l'avvio a marzo di quest'anno, quindi un mese fa, appena un mese fa, del nuovo portale per la formazione online dei dipendenti pubblici, Syllabus, nuove competenze per le amministrazioni pubbliche e l'emanazione della direttiva, del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale pubblico. Alcune sintetiche parole su ciascuno di questi elementi: il piano strategico di formare la PA, persone qualificate per qualificare il paese, l'ha voluto il Ministro Brunetta ed ha individuato in questo piano due esigenze prioritarie: la formazione sulle competenze digitali e più in generale su quelle trasversali, e lo sviluppo delle conoscenze dei dipendenti pubblici anche attraverso la frequenza e la partecipazione a corsi universitari a condizioni agevolate. Ad oggi sono ad esempio già 6.000 i dipendenti pubblici, molti del mondo locale, che hanno aderito a questa iniziativa e si sono iscritti a corsi di lauree universitari, scusatemi, lauree triennali, lauree magistrali, master di primo e di secondo livello. Secondo elemento importante, è intervenuto il piano integrato di attività di organizzazione. Non voglio adesso dilungarmi su questo punto perché è un tema, non so se interessa a tutti, è un po' da, tra virgolette, specialisti, attiene alla programmazione della formazione nelle amministrazioni pubbliche. Ecco, è importante che con questo strumento il legislatore abbia detto a tutte le amministrazioni, anche le più piccole, di concentrarsi nel momento in cui redigono piani, diciamo, di attività sul tema della formazione, sugli obiettivi della formazione, in quanto investimento fondamentale per cogliere gli obiettivi strategici e per migliorare le performance. Terzo elemento concreto: marzo di quest'anno, vi dicevo, è stata introdotta la direttiva, del Ministro della Pubblica Amministrazione, la direttiva 23 marzo, che focalizza l'attenzione sulla formazione necessaria ai tempi del PNRR per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È importante questo atto di indirizzo, come è importante l'aver introdotto il piano integrato d'attività di organizzazione. Questi atti non hanno, diciamo, di per sé una potenza salvifica, diciamo così, non cesimono dal fare delle cose, ma documentano un'attenzione particolare rivolta al tema della formazione. La direttiva del ministro Zangrillo, in particolare, fissa, oltre che ai riferimenti metodologici e operativi per formare i dipendenti pubblici in tutte le amministrazioni, due obiettivi fondamentali: la formazione sulle competenze digitali entro il 2023 di almeno il 30% di tutti i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, e il riconoscimento a ciascun dipendente della possibilità di formarsi almeno 24 ore l'anno. Naturalmente, 24 ore, rispetto al dato di cui vi ho detto è un incredibile avanzamento, perché il dato 2020 è 3 ore e 20 minuti. Questo non significa che non ci siano colleghi che l'abbiano già raggiunto e superato e ci auspichiamo che siano tanti. Quindi questo limite è il minimo, almeno 24 ore, ma bisogna continuare ad investire su tutti, anche su quelli che fanno tanta formazione. Quarta considerazione, quindi il piano strategico, riformare la PA, abbiamo detto, l'avvio della formazione sulle competenze digitali, la direttiva del ministro, il PA o la direttiva del ministro Zangrillo, la messa online della nuova piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica, Syllabus, nuove competenze per le amministrazioni pubbliche. Una piattaforma prioritariamente orientata all'erogazione a titolo gratuito per tutte le amministrazioni pubbliche, quindi per tutti i dipendenti, di moduli formativi online sulle competenze digitali, ma non solo, perché come vi dirò tra breve, diciamo, il catalogo formativo di questa piattaforma è continuamente in evoluzione e in espansione.
Tutte le amministrazioni pubbliche che non l'hanno ancora fatto devono aderire alla piattaforma Syllabus entro il 30 giugno del 2023. Di questo parlerà in particolare la dottoressa Valentina Albano, che interverrà fra 2 minuti, perché io ho bisogno di 2 minuti per chiudere questo mio intervento, e la dottoressa Albano illustrerà appunto quelli che sono gli obiettivi formativi previsti dalla direttiva, oltre che l'impianto complessivo della direttiva. Per le funzionalità della piattaforma, diciamo, le scelte strategiche sono state fatte nella sua definizione, e soprattutto le istruzioni operative per accedere alla piattaforma, rinviamo appunto ai webinar del 26 aprile e del 27, e del 27 aprile. Riepilogando e concludendo, a me preme, diciamo, focalizzare la vostra attenzione su alcuni punti fermi. Non sono tutti i punti fermi, diciamo, per comprendere questa operazione ripartenza della formazione. Li chiariranno, i colleghi che interverranno dopo di me, ad ogni buon conto. Punto fermo numero uno: l'adesione alla piattaforma Syllabus è richiesta dalla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione a tutte le amministrazioni pubbliche. Non è facoltativa, è un'opzione che noi vogliamo che tutte le amministrazioni colgano, ma è un'opzione che le amministrazioni pubbliche devono cogliere. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo la direttiva del Ministro PA, opererà un'attività di monitoraggio e di verifica dello stato dell'attuazione delle amministrazioni e dell'adesione alla piattaforma Syllabus. Seconda considerazione, secondo punto fermo: abbiamo detto, e lo chiarirà meglio la dottoressa Albano, entro il 31 dicembre del 2023 le amministrazioni pubbliche che aderiscono devono formare almeno il 30% dei dipendenti pubblici sulle competenze digitali. La scelta di individuare il 30% dei dipendenti pubblici, anche dei propri dipendenti, anche dipendenti a tempo determinato, è rimessa a ciascuna amministrazione. Quindi pensiamo adesso alle più grandi: ciascuna amministrazione può decidere che debbano aderire almeno il 30% del personale di ogni ufficio, oppure può ritenere che sia prioritario che si avvii alla formazione sulle competenze digitali i dipendenti di alcune direzioni, di alcuni uffici, di alcune unità organizzative, oppure può fare la scelta di avviare prioritariamente alla formazione i dipendenti che svolgono anche la prestazione da remoto. Nell'economia del sistema, della formazione diffusa dei dipendenti e del conseguimento dei target del PNRR, hanno interesse il 30%. Quale 30% lo decide ciascuna amministrazione. Terzo punto fermo: la formazione è obbligatoria per i dipendenti, perché formare e sviluppare le competenze significa investire sulle persone per migliorare la performance delle amministrazioni. Il dipendente individuato dall'amministrazione e abilitato sulla piattaforma si deve formare secondo le modalità e i tempi previsti dalla direttiva. Non può dire non c'ho voglia, non c'ho tempo, anche perché il valore aggiunto di una piattaforma online è la possibilità di, diciamo, di conciliare, compatibilizzare la fruizione della formazione durante la giornata lavorativa. Ed è responsabilità dei dirigenti presidiare e organizzare le attività di lavoro e formative affinché questi obiettivi vadano in porto, perché il dirigente siano conseguiti, perché il dirigente ha la responsabilità della gestione delle risorse umane. Quarto punto fermo: le molte pubbliche amministrazioni hanno aderito a questa iniziativa, sono oltre 3.000, e per queste amministrazioni pubbliche c'è solo una switch di piattaforma. Noi non chiediamo alle amministrazioni pubbliche, che hanno già avviato ovviamente il percorso sulle competenze digitali, di ripartire da zero. Nella piattaforma Syllabus, nella nuova piattaforma Syllabus, nuove competenze per le amministrazioni pubbliche, ogni amministrazione che è già partita troverà lo stato dell'arte che aveva raggiunto sulla precedente piattaforma, così come gli utenti. Ultima considerazione, e poi mi congedo: l'obiettivo individuale della formazione di almeno 24 ore l'anno può essere conseguito sulla piattaforma Syllabus, ma non è che deve essere conseguito sulla piattaforma Syllabus. La piattaforma Syllabus è uno strumento messo a disposizione alle amministrazioni pubbliche.
I canali e gli strumenti della formazione sono anche altri, perché ciascuna amministrazione può averne degli altri. Quindi la formazione su syllabus si va a sommare a quella effettuata da ciascun dipendente con altre modalità, in presenza, da remoto, erogata da altri soggetti e così via. La piattaforma syllabus può consentire il conseguimento delle almeno 24 ore di formazione l'anno, perché al di là del programma formativo sulle competenze digitali, cui voi siete chiamati ad aderire ai sensi della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, a partire dal mese di maggio noi amplieremo il catalogo formativo prevedendo altri corsi sulla cyber security, sull'Agenda 2030, sul nuovo codice dei contratti. Quindi la piattaforma può diventare uno dei principali strumenti di formazione, anche se non vuole essere assolutamente l'unico. Ci sarebbe molto altro da aggiungere, lo faremo rispondendo alle vostre domande, lo faremo nel corso degli altri webinar. Io mi fermo a questo punto perché mi sono dilungato, diciamo, anche ho rubato un po' di tempo a Valentina e quindi mi taccio e vi ringrazio. Buona giornata. Grazie direttore, buongiorno a tutte e tutti. Ora proviamo ad andare un pochino più nel dettaglio delle caratteristiche, dei principi della direttiva e magari anche a provare a iniziare a rispondere ad alcune domande che già vedo iniziano ad arrivare particolarmente numerose. Allora, partirei direttamente da quelli che sono i principi alla base della direttiva e in particolare a quella che è la nuova visione di formazione che viene promossa all'interno della direttiva stessa, che un po' ha richiamato anche il direttore durante il suo intervento. Quindi, innanzitutto, la formazione dal punto di vista dei dipendenti pubblici è un diritto soggettivo ed un dovere. È un diritto perché ovviamente è diritto di tutti poter sviluppare le proprie competenze, ma al contempo è un dovere perché, in quanto all'interno di un'organizzazione complessa come un'amministrazione, ciascun dipendente deve concorrere alla crescita delle competenze dell'intera amministrazione, quindi perché strumentali al conseguimento di quello che è la missione dell'amministrazione stessa. È appunto considerabile come un'attività lavorativa, quindi dovrebbe essere svolta durante le attività lavorative e concorre ai risultati che si conseguono appunto svolgendo la propria attività e quindi in qualche modo concorre al conseguimento della performance individuale. Per tale motivo la direttiva esplicita che la formazione, quindi la definizione degli obiettivi formativi, dovrebbero essere valutati positivamente nella performance individuale, quindi agli obiettivi formativi dovrebbe essere dedicata una sezione nella scheda di programmazione della performance individuale. Ovviamente la definizione degli obiettivi e successivamente poi il monitoraggio del loro conseguimento. Ma è importante anche ai fini delle progressioni professionali, quindi la direttiva richiama quanto già era stato esplicitato nella contrattazione collettiva nazionale per la funzione locale, che appunto riconosce a conseguimento di obiettivi di formazione la possibilità di essere contemplati nella contrattazione integrativa ai fini delle progressioni professionali. Dal punto di vista delle amministrazioni, il concetto di formazione che promuove la direttiva è quello di investimento. Si tratta di un passaggio importante perché, come richiamava il direttore, la precedente direttiva del 2013 invece faceva riferimento al costo, quindi ragionava sulla formazione in termini di spending review. Ma invece appunto la formazione è un investimento perché è fondamentale per il rafforzamento delle competenze dell'intera amministrazione e quindi alla stregua di tutti quelli che sono gli investimenti strategici deve essere opportunamente inserita all'interno della programmazione e all'interno di tutte quelle che sono le leve di sviluppo del personale in generale di politiche di gestione del personale all'interno delle singole amministrazioni. Quali sono gli obiettivi di dettaglio della direttiva sulla formazione del ministro Zangrillo? Innanzitutto fornisce delle indicazioni di metodo e operative, quindi su come si fa rispetto alla pianificazione, gestione e valutazione dell'attività formativa. E al contempo inserisce una serie di priorità di investimento in ambito formativo. Questo perché l'idea di fondo è quella di promuovere una cultura un po' condivisa rispetto
rispetto ad alcuni temi chiave per tutte le pubbliche amministrazioni, promuovendo anche il superamento di un divario che a volte si verifica tra diverse amministrazioni. Come si rilevava anche prima, anche banalmente l'attenzione attribuita alla formazione risulta essere molto eterogenea tra le stesse amministrazioni. Chi sono i destinatari? La direttiva si rivolge a tutte le pubbliche amministrazioni, così come definite nel decreto legislativo 165 del 2001. Ovviamente i principali interlocutori sono i dirigenti responsabili della gestione delle risorse umane e della formazione, variamente declinate a seconda di quelle che sono le caratteristiche di ogni singola amministrazione, ma in sinergia con quelli che possono essere i dirigenti competenti rispetto agli ambiti tematici che sono variamente affrontati nella formazione. Quindi parliamo tanto delle trasformazioni digitali, ovviamente in quel caso un interlocutore importante è il responsabile per la trasformazione digitale, l'RTD. E sono poi destinatari anche tutti i dirigenti che hanno il compito di gestire delle risorse umane perché ne devono promuovere lo sviluppo e la crescita. E per questo, come richiamava il direttore, la direttiva, scusate il gioco di parole, esplicita come debbano essere previsti gli obiettivi di performance legati a tutti i dirigenti proprio in relazione alla partecipazione dei funzionari e quindi delle altre risorse operative da loro coordinate. Nei percorsi di formazione. Dicevamo che il primo obiettivo della direttiva è quella di dare delle indicazioni di metodo per la pianificazione in primis e la gestione della formazione. Quindi il richiamo è inevitabilmente lo strumento, diciamo, che è stato introdotto rispetto ai cambiamenti, che sono stati introdotti rispetto al tema di pianificazione della formazione e quindi al piano integrato di attività e organizzazione che prevede una sezione specifica alla formazione nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni del personale. In particolare, il decreto ministeriale 132 del 2022 esplicita come nella sezione dedicata al piano triennale dei fabbisogni del personale debbano essere indicate le priorità strategiche sulla formazione, che tra l'altro appunto è l'altra dimensione di chiave introdotta dalla stessa direttiva, quindi su cui poi ci soffermeremo successivamente. Le risorse sia interne ed esterne che sono utilizzate per implementare le strategie formative e qui ovviamente il richiamo è tanto a quelli che possono essere forme di autofinanziamento da parte delle amministrazioni, ma anche la partecipazione appunto a iniziative e investimenti a carattere nazionale oppure finanziati su varie risorse, quindi una tra tutte ovviamente il PNR, quindi con le iniziative che sono promosse dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dai soggetti attuatori, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e il Form SPA. Le misure volte a incentivare e favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e qualificazione, quindi ad esempio le politiche di permessi per il diritto allo studio, è un elemento estremamente importante la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi collegati alla formazione, sia in termini qualitativi, quindi il tipo di formazione erogata, che quantitative, quindi quante persone devono essere istradate verso certi percorsi di formazione e ovviamente i termini temporali, quindi i termini di durata dei percorsi formativi o eventualmente termine entro cui raggiungere determinati obiettivi formativi. Un aspetto metodologico estremamente importante alla base della direttiva è quello che definiamo il ciclo di gestione della formazione, che è un ciclo standard che di fatto, come dire, è presente in ogni manuale, però, come abbiamo visto, molti dati sulla rilevazione, appunto sulla formazione nel settore pubblico, evidenziano come questo ciclo di gestione non sia sempre applicato, per cui è importante appunto ribadirlo e creare degli strumenti atti a supportarlo. In cosa consiste il ciclo di gestione? Ovviamente la formazione, l'investimento in formazione dovrebbe partire dall'individuazione delle priorità strategiche, quindi di qual è il sistema di competenze chiave per ogni singola amministrazione. E vediamo come queste priorità strategiche, che appunto sono alcune peculiari dell'amministrazione stessa, e altre, come evidenzia la direttiva, sono in qualche modo comuni a tutte le amministrazioni, proprio per quest'ottica di crescita collettiva di tutto il sistema pubblico. Una volta definite le priorità, bisogna effettuare l'analisi del fabbisogno delle competenze a livello organizzativo e di famiglie professionali, quindi date certe priorità, qual è la mia situazione attuale a livello aggregato di competenze rispetto a questi temi che
chiavi che sono stati individuati. E un altro passaggio estremamente importante è la rilevazione dei fabbisogni a livello individuale. Ora, una delle, come dire, delle considerazioni che molto spesso si sollevano giustamente nell'ambito delle amministrazioni pubbliche è la mancanza di tempo per la formazione e quindi da questo deriva la necessità di assicurare una formazione che sia assolutamente mirata rispetto a quelli che sono gli effettivi fabbisogni di formazione del singolo e non soltanto in maniera aggregata. Quindi attivare un meccanismo come quello che ad esempio si promuove attraverso la piattaforma Syllabus di rilevare i fabbisogni formativi individuali in modo tale da poter personalizzare per ogni singolo dipendente il suo percorso formativo è assolutamente una dimensione particolarmente rilevante da valorizzare. Quindi l'altro passaggio è la formazione appunto mirata per i gap rispetto ai gap formativi. Ovviamente un altro passaggio chiave è la verifica delle competenze in uscita, quindi il monitoraggio dei progressi sia a livello individuale che a livello organizzativo, ma lasciatemi dire anche a livello di sistema paese, quindi di crescita delle competenze di tutta la pubblica amministrazione. E l'ultimo passaggio è quello della valutazione dell'impatto, quindi che influenza ha avuto la crescita di competenze e l'investimento in formazione che è stato effettuato sulla qualità del lavoro svolto da parte dei singoli dipendenti. Dicevamo che l'altro elemento, quindi superato la dimensione metodologica, l'altro elemento importante della direttiva è data dall'individuazione di una serie di priorità strategiche. Sostanzialmente con la direttiva si vuole evidenziare, rimarcare l'importanza che tutte le amministrazioni investano in autonomia oppure supportate appunto attraverso investimenti effettuati a livello centrale su alcune dimensioni chiave di formazione. La prima ovviamente è tutto ciò che concerne formazione essenziale per l'attuazione del PNR, quindi sono previste delle risorse dedicate, ma ovviamente, come dire, è la grande scommessa di questi anni e quindi è importante che il sistema pubblico, che è il primo attore dell'attuazione del PNR, sia in grado e abbia le competenze per poterla attuare. Ovviamente si parla di transizione digitale, si parla di transizione ecologica e si parla di transizione amministrativa. Ma è importante anche prestare molta attenzione a quelli che il personale ne ha assunto per renderlo immediatamente capace di contribuire all'attività degli enti. Quindi è importante investire sulla formazione dei neoassunti, è importante investire sulle cosiddette soft skills, competenze manageriali che supportano appunto il lavoro in team e la capacità di adattamento al cambiamento, le capacità comunicative. Un'altra dimensione importante è la formazione internazionale. Ovviamente operiamo nel sistema europeo, quindi è importante avere una piena cognizione sulle competenze su quella che è la dimensione internazionale, oltre poi alla necessità di rafforzare le competenze che molto spesso ci hanno visto abbastanza in difficoltà legate alla gestione dei finanziamenti europei. In generale, questo riprendo il decreto legge 80 del 2021 che enfatizza l'importanza di accrescere complessivamente il sistema culturale della pubblica amministrazione, magari investendo su quello che è il sistema universitario. E poi, richiamando anche quanto diceva il direttore prima, tutte le competenze necessarie per l'attuazione del lavoro agile, che è una delle dimensioni delle modifiche organizzative importanti degli ultimi anni. Oltre alle priorità strategiche, vengono definiti degli obiettivi formativi nella direttiva, con indicazione di dimensioni qualitative, quantitative e temporale, come dicevamo prima. Una dimensione importante, quindi nell'ottica di costruzione del PIAO e in generale, diciamo, sul tema della formazione, è che la direttiva esplicita come esistono due categorie di obiettivi. Ci sono degli obiettivi di carattere generale, che quindi sono comuni a tutte le amministrazioni, e in particolare in questo momento storico sono in relazione all'attuazione del PNR. E su questi che in qualche modo si esprime il livello centrale appunto con la direttiva stessa, vedremo sul tema delle competenze digitali. Ma accanto agli obiettivi generali ci sono degli obiettivi formativi specifici, quindi sono le amministrazioni che scelgono la declinazione degli obiettivi e quindi quelli che sono più consoni rispetto alle proprie mission e rispetto alla propria popolazione organizzativa. Ovviamente dicevamo gli obiettivi devono essere declinati in termini di dipendenti coinvolti,
coinvolti, quindi in valore assoluto e in percentuale, e in termini di ore annua. Un elemento essenziale che introduce la direttiva è quella di riconoscere, in termini di obiettivi formativi, a tutti i dipendenti almeno 24 ore di formazione. 24 ore di formazione che sono associate tanto ad obiettivi di carattere generale, tanto ad obiettivi di carattere specifico. Quindi possono essere raggiunti, dicevamo, con la formazione erogata da Syllabus, ma anche con altra formazione in relazione ad obiettivi stabiliti dalla direttiva, ma anche da obiettivi specifici delle amministrazioni. Ovviamente, sempre nell'ottica della declinazione degli obiettivi, oltre al discorso che dicevamo prima legato al ciclo di vita della formazione, quindi la necessità di rilevare i fabbisogni a livello organizzativo, la necessità di costruire un modello di competenza, di mappare i gap di competenza, è importante poi che questi obiettivi di generale specifici vengano declinati in funzione alla macroarea tematica, in funzione ai tipi di target, quindi ne assunti, donne, over 50, per il lavoro agile piuttosto che altro, e in termini alle metodologie didattiche utilizzate, quindi se si tratta di formazione in presenza, se si tratta di coaching, di learning, quindi possono essere utilizzate anche modalità, tra virgolette, innovative rispetto alla tradizionale formazione formale o ormai anche la tradizionale learning, diciamo ormai fa parte anche un po', come dire, del passato della formazione, se vogliamo, quindi non ha più un carattere di innovatività, quindi possono essere individuate anche altre modalità, anche più innovative. Ma arriviamo agli obiettivi formativi generali e quindi a questo richiamo esplicito che fa la direttiva rispetto ai target PNR. Come diceva il direttore prima nell'intervento precedente, un elemento importante che ribadisce la direttiva è che, poiché il processo di modernizzazione, che è il primo pilastro, diciamo, del PNR, quindi modernizzazione della pubblica amministrazione, passa per rafforzamento, lo sviluppo del capitale umano, tutte le amministrazioni sono chiamate a concorrere allo sviluppo del capitale umano attraverso l'impegno, appunto, a assicurare che la formazione, il percorso formativo individuato per rafforzare, appunto, le competenze del personale venga effettivamente seguito. Quindi quelli che sono gli obiettivi di direttiva, in particolare in relazione alla misura 231, che esplicitamente riguarda gli investimenti in istruzione e formazione, in qualche modo riguardano non soltanto la funzione pubblica, che è nel soggetto attuatore, ma ovviamente tutte le amministrazioni che devono appunto fare in modo che i propri dipendenti riescano effettivamente a formarsi rispetto a conseguire gli obiettivi formativi che sono stati definiti. Detto questo, la direttiva MIPA al momento individua un obiettivo specifico, è il primo degli obiettivi che è stato individuato e si prevede che, insomma, nel futuro, rispetto agli altri temi chiave del PNR, quindi transizione ecologica e transizione amministrativa, oltre alla transizione digitale, possano esserne definiti degli altri. Ma al momento ci concentriamo sul primo obiettivo generale, definito chiaramente dalla direttiva, che riguarda la partecipazione al programma formativo competenze digitali per la PA, erogata appunto dal Dipartimento attraverso la piattaforma Syllabus. Ora, in primo luogo una precisazione specifica. L'obiettivo riguarda uno specifico programma di formazione, che qui quello competenze digitali per la PA, cioè vuol dire che non tutte le competenze digitali, tutti i possibili corsi formativi che possono essere sviluppati sulle competenze digitali riguardano questo obiettivo di direttiva, ma soltanto appunto il percorso che è stato sviluppato sulla base del Syllabus Competenze Digitali per la PA che ha sviluppato negli anni scorsi il Dipartimento della Funzione Pubblica e quello collegato appunto a questo obiettivo di direttiva. Vediamo nel dettaglio le milestone, che visto è un termine ormai utilizzatissimo nel caso visto che ormai siamo ai dotti del PNR, quindi milestone e target sono temi ormai noti ai più. Quali sono le milestone che introduce la direttiva? Ora, come diceva anche il direttore prima, entro il 30 giugno del 2023 tutte le amministrazioni pubbliche sono chiamate a registrarsi sulla piattaforma Syllabus, a individuare almeno un responsabile della formazione e a abilitare i dipendenti che sono stati appunto selezionati
intenzionati ad avviare le attività formative, quindi a attivare l'assessment per rilevare il proprio fabbisogno di formazione e quindi poi il percorso formativo che deriva a seguito dell'assessment. Entro 6 mesi dalla registrazione, quindi a questo punto la finestra diventa mobile ed è legata al momento in cui, diciamo, la singola amministrazione entra, quindi dal momento in cui l'amministrazione adempie alla prima milestone, scattano i 6 mesi appunto per raggiungere la seconda milestone. La seconda milestone è che appunto entro 6 mesi dalla registrazione almeno il 30% dei propri dipendenti abbia completato l'attività di assessment e l'avvio alla formazione. Questo vuol dire in qualche modo che l'amministrazione, intendo i referenti, non terminano il proprio compito con la registrazione e l'abilitazione dei propri dipendenti in piattaforma, ma in qualche modo devono stimolare e promuovere l'effettiva poi partecipazione al percorso formativo da parte dei dipendenti. A questo punto la terza milestone riguarda gli stessi dipendenti che entro 6 mesi dall'avvio dell'assessment sostanzialmente, quindi l'avvio del percorso di formazione, devono conseguire gli obiettivi formativi che sono stati loro assegnati, su cui poi ritorniamo nel dettaglio fra qualche minuto. E sono poi individuate ulteriori 2 milestone, quindi entro il 31/12 del 2024 le amministrazioni fanno in modo che più, diciamo, dipendenti progressivamente completano e raggiungono gli obiettivi formativi fino ad arrivare a un valore cumulato minimo del 55%, e entro il 31/12 del 2025 questa operazione quindi si dovrebbe allargare ulteriormente in modo tale da arrivare ad almeno il 75% dei dipendenti che hanno raggiunto gli obiettivi formativi prefissati dalla direttiva, appunto nei termini stabiliti. Come evidenziato sulla sezione qui a sinistra della slide, ovviamente nel caso delle amministrazioni che hanno già aderito in passato rispetto sulla piattaforma Syllabus e al percorso formativo su competenze digitali per la PA, che al momento è rimasto lo stesso, quindi non ci sono state delle variazioni, di fatto devono conseguire la milestone del 30% entro il 30 settembre 2023. Quindi se l'hanno già fatto, ovviamente non devono fare altro. Se invece magari sono entrate soltanto poche persone o queste persone, questi dipendenti non hanno conseguito gli obiettivi formativi, possono essere sollecitati appunto a farlo. Entriamo più nel dettaglio dell'obiettivo formativo. Ora, esplicito prima quanto evidenziato nella barra in viola. L'obiettivo formativo minimo, che vuol dire che, come dire, al minimo deve essere conseguito questo risultato, ovviamente rimane nella discrezione dell'amministrazione fare qualcosa di più rispetto a questo obiettivo minimo. Ma qual è l'obiettivo minimo? Conseguire un livello di padronanza superiore a quello riscontrato ad esito del test di assessment iniziale per almeno 8 delle 11 competenze che sono descritte nel syllabus competenze digitali per la PA. Cosa vuol dire? Che il programma di formazione competenze digitali per la PA si articola in 11 percorsi. Okay? Ciascuno di questi 11 percorsi corrisponde ad una delle competenze che erano state descritte appunto nel documento Syllabus Competenze Digitali per la PA, che descrive, come diceva il direttore, delle competenze minime che ogni dipendente pubblico dovrebbe avere sul fronte del digitale. Quindi banalmente la conoscenza del codice dell'amministrazione digitale e degli strumenti che sono in uso in tutte le pubbliche amministrazioni italiane. Quindi dicevamo 11 percorsi, ogni percorso prevede un test di assessment iniziale che non ha un fine valutativo, ma semplicemente quello di rilevare qual è il punto di partenza del singolo dipendente su una scala di livelli di padronanza base, intermedio, avanzato. Questo consente di avere quel famoso percorso personalizzato che dicevamo all'inizio, quindi se io ho un livello base sul tema della sicurezza, mi verrà proposto automaticamente dal sistema Syllabus il corso di formazione legato al livello intermedio.
Ok, ovviamente dicevamo, ogni percorso ha un test iniziale, ha dei corsi di formazione e un test finale che mi consente di rilevare appunto il progresso che ho conseguito. Quindi per ciascun percorso il discente effettua il test di assessment, rileva il suo livello di padronanza di partenza, viene presentato il percorso di formazione adatto, quindi il modulo di formazione appropriato rispetto al proprio livello, lo segue e a quel punto, diciamo, potrà effettuare il test post-formazione che verifica se quel nuovo livello di padronanza è stato effettivamente conseguito. Ora, dicevamo, l'obiettivo minimo è di fare un passaggio di livello, quindi se sono base di arrivare all'intermedio, se sono intermedio arrivare all'avanzato, per almeno 8 delle 11 percorsi previsti. Complessivamente tutto il programma di formazione si aggira intorno alle 16 ore di formazione, tutto il percorso dal livello base al livello avanzato. Considerando questo obiettivo formativo, sostanzialmente stiamo parlando al netto dei test iniziali e finali di un corso, quindi di seguire formazione da remoto, quindi in e-learning, nel momento in cui ogni discente lo ritiene opportuno, per una media di 4 ore. Quindi siamo ben al di sotto delle 24 ore di cui parla la stessa direttiva. Va da sé che ovviamente il resto della formazione deve essere, a meno di appunto definire un obiettivo formativo sulle competenze digitali più ampio, diciamo, può essere completata appunto con altri percorsi messi a disposizione sulla piattaforma Syllabus, ma come diceva il direttore, anche attraverso altri strumenti. Ovviamente, una volta che il discente ha raggiunto l'obiettivo formativo, potrà anche scegliere volontariamente o perché le è stato suggerito dall'amministrazione di proseguire il programma di formazione sulle competenze digitali per l'APA fino ad arrivare al livello avanzato per tutte e 11 le competenze. Questa slide riprende soltanto in maniera schematica quello che abbiamo già detto, quindi vedete l'elenco sulla sinistra di tutte e 11 le competenze, un'ipotesi di esito di test di assessment, quindi base, intermedio, nessuna competenza e quant'altro, il corso che viene avviato a seconda dell'esito, quindi se ho conseguito il livello base mi viene presentato il corso del livello intermedio e poi l'esito del test post-formazione. Vedete che l'obiettivo viene conseguito nel momento in cui ho superato, comunque ho raggiunto, diciamo, il livello superiore per 8 delle 11 competenze. Ma se guardate bene nelle slide c'è una situazione su cui è importante fare un piccolo precisazione. Nel momento in cui, nel corso, fase della rilevazione di assessment iniziale, una persona, quindi un discente, rileva di aver già conseguito il livello avanzato, ovviamente non è tenuto a seguire nessun corso, quindi di fatto il sistema, fermo restando che poi si possano sempre seguire se lo ritiene opportuno, ma di fatto non ti suggerisce nessun corso, perché in quel modo hai già dimostrato di essere di livello avanzato rispetto a quella data competenza. Questo vuol dire che se una persona, perché magari ha già seguito dei corsi di formazione sulle competenze digitali e già dispone delle competenze che sono descritte nel syllabus, arriva a livello avanzato per 8 delle competenze previste, quindi 8 dei percorsi previsti, il sistema registra il suo conseguimento dell'obiettivo formativo senza dover seguire appunto la formazione corrispondente. Spero che con questo abbia anche un po' risposto a una serie di domande che ogni tanto sono pervenute rispetto alla questione, ecco, ma chi ha già fatto formazione sul digitale come si deve comportare rispetto alla piattaforma? Giusto, due ulteriori elementi. Quindi abbiamo visto l'obiettivo formativo nel dettaglio. Un'altra dimensione importante attiene, che è evidenziata dalla direttiva, attiene al monitoraggio, alla misurazione e alla valutazione dei risultati. All'interno della sezione sulla programmazione prevista dal PIAO si richiede anche di definire sistemi di monitoraggio e valutazione che vengono utilizzati proprio per tracciare il conseguimento degli obiettivi formativi. Tra questi possono essere utilizzati anche quelli messi a disposizione per l'attuazione del PNR dal Dipartimento, dal Formez-EPA e dalla SNA. La stessa piattaforma Syllabus, progressivamente, ovviamente sono in corso di evoluzione nuove funzionalità, supporta il monitoraggio e la valutazione. Sicuramente sin da subito per il conseguimento degli obiettivi formativi sulle competenze sul programma Competenze Digitali per la PA, e quindi consente appunto di tracciare se effettivamente a
che stadio sono rispetto al conseguimento dell'obiettivo, sia a livello individuale che a livello di organizzazione, ma è in programma, proprio in coerenza con quanto definito dalla direttiva, la definizione di ulteriori funzionalità di monitoraggio che possano supportare anche il monitoraggio appunto di altri obiettivi declinati nel PIAO, quindi richiamando noi gli obiettivi specifici e generali che dicevamo prima, quindi per verificare appunto il conseguimento appunto dei propri obiettivi come amministrazione, quindi in linea con quanto detto dalla direttiva, ma ovviamente in coerenza con quella che è la propria priorità strategica. L'ultima slide, e poi concludo e lasciamo spazio alle domande che vedo arrivano numerose. Vi presento un piccolo ventaglio di quella che è l'offerta formativa messa a disposizione dal Dipartimento e dai soggetti attuatori appunto degli investimenti previsti dal PNR sul tema della formazione. Ovviamente abbiamo parlato della piattaforma Syllabus. La piattaforma Syllabus consente l'erogazione di formazione in e-learning, i cosiddetti MOOC, cioè di formazione in apprendimento autonomo, quindi si tratta di corsi organizzati in video lezione e video pillole che il dipendente può seguire nel momento in cui ritiene più opportuno. Al momento, in questi giorni, è presente il programma sulle competenze digitali per la PA, quindi quello direttamente collegato all'obiettivo di direttiva, ma come diceva anche il direttore, è in programma, quindi in rilascio nei prossimi mesi, ulteriori programmi sullo sviluppo sostenibile, sulla cybersicurezza. E già vi preciso che anche se parliamo sempre di tema del digitale, non rientrerà questo nuovo programma sulla cybersicurezza sull'obiettivo formativo legato al programma competenze digitali per la PA, perché ripeto, quello è collegato a uno specifico programma formativo, così come sulla transizione amministrativa e quant'altro. Quindi, ovviamente, tutti i corsi a titolo gratuito che potranno essere utilizzati dalle amministrazioni per costruire il proprio sistema di obiettivi formativi, quindi in coerenza anche con insomma, gli obiettivi il target delle 24 ore nel corso dell'anno. Accanto a questo è tutto il catalogo dei corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, quindi ovviamente reso pubblico dalla stessa Scuola Nazionale presso il proprio sito istituzionale, ma anche il programma PA 110 e Lode, sempre promosso dal Dipartimento, anche se non all'interno del PNR in maniera specifica, che consiste appunto nella previsione di un incentivo economico per tutti i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione universitaria messi a disposizione dalle università che hanno sottoscritto un accordo con il Dipartimento. E quindi nell'ottica, se richiamo il decreto legge 80 che nominavamo prima, nell'ottica appunto di promuovere una crescita complessiva del livello culturale dei dipendenti pubblici. E l'ultima è legata alla comunità di pratica, che è un'altra linea di investimento prevista dal PNR, in questo caso in capo alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione principalmente, come strumento di formazione primariamente rivolta ai confronti delle figure dirigenziali, in cui appunto attraverso lo scambio tra pari si condividono esperienze, si condivide conoscenza e si promuove appunto una crescita culturale e formativa appunto delle figure dirigenziali. Con questo io ho concluso la mia presentazione, vi ringrazio e magari apriamo insomma alle domande. Ecco. Allora, se vuoi Valentina, intanto do qualche Sì, risposta io, grazie. così tu ne leggi anche Intanto inizio a tu, però ne leggere. spazio perché è difficile in effetti parlare e leggere contemporaneamente, almeno per alcune categorie di Sì, devo persone tipo. dire. Allora, in termini generali, le vostre domande sono molto interessanti, ma sono anche molto variegate perché da un lato sono domande puntuali di chi già è utente di Syllabus, dall'altro lato sono domande specifiche di chi vuole capire di più su Syllabus. In termini generali,
Per le amministrazioni che hanno iniziato a fare l'attività formativa su Syllabus e sulle competenze digitali, che l'hanno fatto sulla precedente piattaforma, come dicevamo, l'attività formativa continua su quella nuova, quindi gli utenti troveranno il livello che hanno raggiunto, le amministrazioni troveranno il numero dei dipendenti che erano stati all'epoca abilitati, diciamo niente, non andrà perduto e come si diceva prima, quello che è stato fatto concorrerà al conseguimento dell'obiettivo di direttiva. Questo vale per l'amministrazione, ma vale anche per i singoli utenti. Alcuni dicevano: io ho cominciato, adesso che succede? Niente, si prosegue l'attività sulla nuova piattaforma. Alla domanda delle 100 pistole, chi ha già iniziato, che cosa deve fare, entro quando, come diceva la dottoressa Albano, come si vede nelle slide, chi al 28 febbraio 2023 aveva già aderito a questo programma di formazione sulle competenze digitali deve conseguire il target dei formati entro il 30 settembre. Non è una modalità, diciamo, per penalizzarli, è proprio perché questi soggetti, queste amministrazioni sono partite per tempo e stanno più avanti. Per inciso, alcuni chiedevano: ma quali sono i dati di chi ha aderito fino al 28 febbraio, eccetera? Prima del 28 febbraio, prima del 23 marzo, non c'era questa direttiva che vi abbiamo illustrato del ministro Zangrillo, e quindi l'adesione era su base volontaristica. Molte amministrazioni hanno colto l'opportunità di adesione alla piattaforma Syllabus, sono oltre 3.000, come vi dicevo, sono in gran parte amministrazioni locali, ma anche tante amministrazioni centrali, e devo dire, ricollegandomi anche a un'altra domanda, perché continuare a formarsi sulle competenze digitali? Perché i dati che escono non sono brillanti per tutte le amministrazioni, perché la percezione individuale è quella di conoscere bene alcuni strumenti digitali, ma poi messi di fronte a un test e a un corso, diciamo, molte certezze vacillano. Seconda considerazione, ogni amministrazione per noi è importante che la formazione sulle competenze trasversali, a partire da quelle digitali, sia la più diffusa possibile. Per questo il ministro Zangrillo ha voluto indicare questa percentuale di almeno il 30%. Ripeto, ogni amministrazione individua come meglio crede la platea all'interno della propria amministrazione, quindi può essere semplicemente il 30% di ogni ufficio, di ogni struttura a prescindere, oppure il 30% di alcune calibrato su alcune famiglie professionali. Per esempio, una collega diceva: possiamo noi nell'ambito della sanità, possiamo individuare prioritariamente il personale, diciamo, tecnico-amministrativo e non il personale sanitario? Certo, è una scelta che infatti è rimessa a ciascuna amministrazione. Terza domanda, vado un po' in ordine sparso: come si accede alla piattaforma Syllabus? Non spoileriamo, diciamo, lo riveleremo il 26 e il 27, ma si accede attraverso diciamo, un'abilitazione ed una registrazione dell'amministrazione pubblica, e ciascuna vostra amministrazione che, se non l'ha fatto, deve registrarsi con un proprio referente, deve abilitare gli utenti che si formeranno. Noi facciamo questi webinar anche per comunicare e per sensibilizzare non solo i referenti del personale, ma più in generale i dipendenti, quindi contiamo anche su un vostro aiuto, su una vostra mano, affinché stimoliate le vostre amministrazioni ad aderire o ricordate loro questo adempimento. Puntiamo molto su un ruolo dei referenti delle singole amministrazioni, che in alcuni casi sono responsabili delle risorse umane, in altri casi sono referenti della formazione, in altri casi, per chi ce l'ha, sono responsabili della transizione digitale. E a chi chiedeva come si monitora, quali dati sono a disposizione del referente della formazione per monitorare lo stato d'avanzamento, vi sono delle funzionalità specificamente previste nella piattaforma, le implementeremo ulteriormente, queste vi saranno illustrate nel webinar del 27 di aprile. Come si fa a verificare il raggiungimento della formazione, del livello minimo di formazione di 24 ore per la formazione che non passa attraverso Syllabus? Bella domanda, questa, diciamo, è la domanda delle domande. Come dicevo nel mio intervento, noi abbiamo due problemi, se li vogliamo chiamare problemi.
Il primo problema è formare più persone, nelle amministrazioni pubbliche. Secondo problema, raccogliere più dati riguardo alla formazione nelle amministrazioni pubbliche, perché questo, diciamo, perché sappiamo che questo è una specifica lacuna. Per inciso, molte amministrazioni non sanno come sono messi i propri dipendenti a livello di competenze, per questo riteniamo che la partecipazione a Syllabus sia importante, perché la piattaforma restituisce una grande fotografia su come siamo messi a livello di competenze digitali, ma non solo, e quindi gli investimenti che dobbiamo fare. Ad ogni buon conto, il monitoraggio noi lo faremo con un sistema informativo che stiamo implementando, ma vedremo di, scusate, mi viene un'espressione brutta, per quanto possibile, rompere le scatole il meno possibile alle amministrazioni pubbliche, perché prevalentemente dialogheremo con i soggetti che erogano la formazione, quindi raccoglieremo noi in maniera centralizzata i dati della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, i dati di altri soggetti che formano, per esempio, in particolare il mondo degli enti locali, l'IFEL, l'ANCI o altri soggetti formatori e così via, e poi faremo delle analisi specifiche. L'obiettivo è far transitare il più possibile i dati sulla formazione dei dipendenti pubblici su Syllabus, non tutta la formazione, attenzione, ma più dati possibile sulla relativi alla formazione su Syllabus, perché abbiamo un obiettivo molto ambizioso che assegnatoci dal PNRR, che è quello di costruire un fascicolo individuale sulla formazione dei dipendenti. E poi mi taccio, una chiosa sulla SNA. Un collega diceva che i corsi della SNA non c'è certezza se poi vi è la possibilità di parteciparvi, secondo poi sono corsi che normalmente vengono svolti a Roma, vero? Approfittiamo di questo webinar anche per comunicarvi che però sempre grazie anche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione sta creando una serie di poli formativi regionali, anche su specifici ambiti tematici. Ne hanno creato uno in Piemonte a Santena, ne abbiamo creato uno all'Aquila, sta per sorgere uno a Perugia, quindi un'altra strategia è quella di accelerare le modalità di erogazione della formazione come con la piattaforma Syllabus attraverso, diciamo, i corsi online e avvicinare la formazione diciamo, in presenza alle amministrazioni che ne beneficiano per evitare che poi non si possa fare la formazione perché non si possono sostenere spese di missione, ad esempio. Valentina, ovviamente tu puoi Sì, integrare aggiungo perché appunto ho visto tutto che il resto. c'erano molte richieste, soprattutto per le amministrazioni che hanno aderito prima diciamo, fino al 28 febbraio alla piattaforma. Quindi chiedono se il 30% si raggiunge anche con gli utenti che avevano già avviato il percorso prima o magari concluso. Assolutamente sì, nel senso, come appunto dicevamo, ecco, quello che varia è è stata un po' un'anticipazione della milestone perché appunto molte attività sono state già svolte, ma come dicevo il programma formativo è lo stesso, quindi sostanzialmente chi è già entrato e ha fruito della formazione di fatto entra a pieno titolo nel conteggio. Vedevo anche un altro messaggio rispetto al fatto se vengono rilasciate patenti europee rispetto alle competenze digitali. Allora, di fatto, una cosa importante è che il percorso formativo che noi prevediamo attiene, dicevamo, all'applicazione sostanzialmente del CAD e quindi tutti gli strumenti legati all'operatività nel lavoro pubblico. Le famose patenti europee fanno riferimento invece alle competenze digitali di base a cui in questo momento, quindi conoscenza degli applicativi di automazione d'ufficio, ecco, che non rientrano in questo tipo di competenze, a cui tra l'altro sono anche dedicati percorsi anche finanziati dal PNR, ma rispetto ad altre linee, quindi diciamo al momento non è inserito all'interno del programma. Non rilasciamo quindi certificazione, ma in generale diciamo non c'è un concetto di vera e propria certificazione, perché ovviamente sapete bene che il sistema di certificazione richiede delle specifiche che non sono, insomma, che non è il ruolo diciamo della funzione pubblica, però vengono rilasciati in corso di realizzazione la pubblicazione
pianificazione degli open badge, quindi al termine del completamento di tutto il percorso, quindi diciamo al raggiungimento del livello avanzato del programma appunto in corso sulle competenze digitali, ma anche di tutti gli altri programmi, verrà rilasciato un open badge che poi valuterà l'amministrazione come appunto utilizzare. Appunto, e potrà essere anche veicolato rispetto ad altri tipi di canali. E, rispetto alla questione monitoraggio, ovviamente stiamo, come dicevo prima, stiamo lavorando per perfezionare anche alla luce di quelle che sono le indicazioni della direttiva, ulteriori funzionalità per rendere sempre più trasparente per l'amministrazione e per il singolo il raggiungimento degli obiettivi sia a livello aggregato che a livello individuale, così come appunto all'individuale. Di uno strumento, magari sarà più semplificato all'inizio, progressivamente verrà reso più complesso per consentire anche il tracciamento di obiettivi formativi, dicevamo prima, non necessariamente legati alla partecipazione a formazione all'interno della piattaforma Syllabus, però appunto con uno strumento di tracciamento, ovviamente in quel caso principalmente basato su raccolta di informazioni dichiarate dalle amministrazioni inevitabilmente. E ovviamente sì, ritorno, vedevo insomma chi ha completato l'anno scorso il percorso, sì, diciamo, riceverà gli open badge, assolutamente sì. Quindi diciamo che chi ha già iniziato il percorso innanzitutto vengono raccolte tutte le informazioni, quindi nella nuova piattaforma avrete tutto quello che è lo storico e tutte le novità legate ai risultati che avete raggiunto saranno appunto integrate appunto nei vostri percorsi. Quindi se avete già raggiunto il livello avanzato, nel momento in cui nei prossimi giorni verranno attivati gli open badge, vi verranno assicurati direttamente. Bene, Valentina, se posso, ho letto altre Sì, domande prego. e così anche nell'alternanza delle nostre voci, perché sono emersi due temi molto importanti. In verità, noi avremmo potuto far durare questo webinar 4 giorni, perché ci sono molte cose importanti da dire. Allora, una operativa e due generali. Quella operativa è, cioè, purtroppo nel susseguirsi dei messaggi ho perso il nome, però c'è il collega dell'azienda sanitaria che dice, quindi il 30% va calcolato sui soli amministrativi o sul totale della popolazione? No, se una amministrazione, un'azienda sanitaria ha 1.000 dipendenti, noi ci aspettiamo, la direttiva chiede che vengano formati il 30%, quindi se formiamo tutti gli amministrativi dovremmo formarli tutti, poi se questi non sono il 30% ma sono il 29%, non penso che manderemo la guardia di finanza. L'importante è che si formi la platea più ampia di dipendenti pubblici. Questo si ricollega ad un tema molto più generale che era quello posto da una collega che diceva quasi testualmente: non mi piace che sia l'amministrazione a dover autorizzare la formazione, lo traduco con parole mie. Dovrebbe essere concessa la libertà di formare tutti. Allora, a scanso di equivoci, diciamo così, la nostra idea è che tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano formati. La direttiva prevede obiettivi del ministro Zangrillo, prevede obiettivi graduali, diciamo così, perché la formazione deve essere compatibilizzata anche con le esigenze e con le attività lavorative. E non facciamo adesso riferimento solo alle competenze digitali. Le competenze digitali sono trasversali per antonomasia, ma quando a giugno partirà il modulo formativo sulla no, novità dei codici dei contratti, noi auspichiamo che lo facciano un numero più elevato possibile di dipendenti, ma quella è una formazione forse che riguarda specificamente più alcune categorie di dipendenti. Quindi a domanda risponde: il nostro desiderio, il nostro auspicio, l'idea che ci siamo fatti è che ogni amministrazione carichi il 100% dei dipendenti e abiliti tutti i dipendenti a formarsi sulla piattaforma. Per questo c'è un'abilitazione preliminare che non vuole essere un filtro, non vuole, alcuni di voi scrivevano così si formano sempre i soliti noti, no, si devono formare tutti e ogni amministrazione deve consentire la formazione di tutti, facendo delle scelte se ritiene che per esempio nel 2023 si è fatta tanta formazione o si farà tanta formazione su un tema, magari graduando questo intervento.
La seconda considerazione generale, ma molto importante, è che io non ve ne ho parlato per semplicità e per velocità, ma con gli atti organizzativi e normativi che sono stati adottati tra il 2022 e il 2023, la formazione è stata definita come un diritto soggettivo del dipendente pubblico e un'attività equiparata all'attività lavorativa a tutti gli effetti. Questa è un'affermazione di principio molto molto importante che però richiede di essere tradotta in pratica dalle amministrazioni pubbliche. Quindi dire che è un diritto significa che abbiamo diritto alla formazione. L'amministrazione, come diceva Valentina, come diceva la dottoressa Albano, deve creare delle condizioni affinché questo diritto sia esigibile ed effettivo. Quindi va benissimo quello che dice il collega volenteroso, perché non diamo la possibilità a tutti di formarsi extra lavoro in qualsiasi momento? La piattaforma Syllabus serve anche per questo, perché ciascun dipendente ha la possibilità di scegliere di formarsi quando vuole. Lo vuole fare alle 7 di pomeriggio? Speriamo di no. Alle 5 di pomeriggio, perché l'attività d'ufficio è più tranquilla, gli altri colleghi se ne sono andati. Lo può fare. Lo vuole fare in alcune giornate di lavoro agile perché non c'è l'assillo del tran tran d'ufficio? Lo può fare. Lo vuole fare il sabato pomeriggio, la domenica mattina? Naturalmente lo può fare quando vuole. Questo è un valore aggiunto, diciamo, della formazione online. Non dimentichiamoci però che la formazione, per questo io vi ho un po' tediato sul valore della formazione per le persone, per l'amministrazione e per gli utenti. Formarsi significa migliorare la propria prestazione, creare le condizioni per migliorare la propria prestazione, e quindi formarsi significa lavorare. Cioè, formarsi non è una perdita di tempo, non è una concessione che ci devono riconoscere i nostri dirigenti, è un diritto perché nel formarsi si migliora. Miglioriamo a livello individuale e miglioriamo le nostre amministrazioni pubbliche. Per questo siamo partiti dalle competenze digitali, perché sono delle competenze che tipicamente abilitano una performance superiore. Per chi ha fatto già un percorso non c'è nessun problema, perché come diceva Valentina, entra nel circuito del syllabus, fa un assessment iniziale, scopre di essere già a livello avanzato. Bene, siamo contenti. Non tutte le piattaforme che noi conosciamo, che vengono normalmente usate sul mercato, per usare un eufemismo, partono però dall'assessment. Quindi può essere benissimo che sia stata fatta tanta formazione, ma questa formazione spesso non è attestata da nessun esito, da nessun risultato. Per questo riteniamo importante il passaggio nella piattaforma Syllabus, che non è una duplicazione di formazione, perché se uno l'ha già fatta, ne può essere esonerato, fermo restando che poi la formazione è tutta diversa, cioè ci si può formare sugli stessi temi 100 volte perché i materiali formativi, stressano concetti e presentano contenuti diversi. Ne approfitto giusto qualche altro minuto, visto che sono tre domande un pochino più tecniche. Una, giustamente prima ho citato gli open badge, però non ho detto cosa sono gli open badge, quindi mi sembra utile evidenziarlo. Di fatto sono degli attestati digitali, quindi è un po' il corrispondente digitale dell'attestato, no, di università, che è ovviamente un documento non modificabile, e quindi sostanzialmente è appunto, un documento elettronico non modificabile che consente, una volta presentato, a chiunque di riconoscerlo come valido, quindi viene utilizzato molto anche dalle università, da soggetti privati, pubblici, ad esempio dall'INVALSI, piuttosto che altro, proprio per attestare che è stato effettivamente in maniera inequivocabile che è stato completato un certo percorso, e per questo che poi può essere agilmente condiviso con più soggetti. Un'altra domanda era i 6 mesi da quanto decorrono, quindi della relazione alla seconda milestone. Ovviamente, come era esplicitato nella slide, decorrono dal momento della registrazione. La registrazione implica sia l'abilitazione dell'ente nella piattaforma che l'attribuzione di un referente, perché altrimenti, diciamo, tecnicamente l'abilitazione non può essere effettuata. A quel punto ci sono 6 mesi. Ovviamente, prima si abilitano i dipendenti a poter attivare il proprio percorso di formazione, e prima, ovviamente, come dire, si ha più certezza
sa che la milestone che è stata prevista, quindi della prima del 30%, possa essere effettivamente conseguita nei termini. Un'altra domanda era su riferimento a cosa succede negli anni successivi, quindi se nel 2024 per arrivare al famoso 55% cumulativo bisogna il 30% che si era già formato deve rifare il corso. Ovviamente no, nel senso se ci saranno delle variazioni rilevanti sul corso, ovviamente noi le segnaleremo e daremo anche modo di poterle fruire, perché una cosa che è importante, come appunto diceva anche il direttore, un conto è raggiungere gli obiettivi, ma un conto è poter fruire dei contenuti quanto si ritiene opportuno. Quindi una volta che diciamo si è entrati in piattaforma, si segue il percorso formativo, in realtà comunque rimane la possibilità al dipendente di poter ritornare su quella formazione, di poter riprendere del materiale, di poter rivedere dei video, anche nell'ottica, dice, cioè, non ricordo un certo concetto, posso rientrare in qualunque momento in piattaforma e magari riandarla ad approfondire o recuperare quell'informazione che mi serve. Ma ovviamente, ripeto, non è necessario che le persone che hanno già concorso al raggiungimento della milestone nell'anno precedente debbano rifare il corso ai fini della milestone successiva, quindi dell'anno successivo. E mi sembra che, insomma, più o meno abbiamo risposto un po' a tutto, ma soprattutto un elemento importante è che noi stiamo raccogliendo tutte le domande che sono arrivate sia nei webinar precedenti che ovviamente anche in questo, e le utilizzeremo per elaborare delle FAQ, quindi troverete anche delle informazioni più puntuali rispetto a quelle che siamo riusciti a dare in questo momento il direttore Dio, e quindi le troverete pubblicate direttamente sulla piattaforma Syllabus nella sezione FAQ. Approfitto fino all'ultimo secondo per altre due risposte. Fermo restando che vi invitiamo a consultare le FAQ per problemi, molti elementi informativi li pubblichiamo ovviamente sul portale Syllabus, che è raggiungibile online. Stiamo preparando e abbiamo già diffuso dei video e dei tutorial molto didascalici su che cosa c'è da fare per. Le due precisazioni, l'ultima precisazione in extremis riguarda il personale da abilitare. Ripeto, potenzialmente tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, quindi al collega che diceva anche il personale docente della scuola, sì, anche il personale docente, perché quando parliamo di competenze digitali parliamo di utilizzo di strumenti di collaboration, di sicurezza informatica, di utilizzo dei dispositivi delle amministrazioni pubbliche, quindi diciamo queste sono competenze trasversali uguali per tutti. All'altro collega che diceva, quindi il personale, diciamo, delle strutture IT è escluso? No, noi non escludiamo nessuno, però riteniamo che questa formazione sia ovviamente molto basica per chi lavora nei settori IT. Quindi gli operatori del settore IT possono formarsi su Syllabus, ci mancherebbe. Evitiamo però che poi dicano, vabbè, ma questa è formazione troppo stupida perché non è una formazione per specialisti. Questo lo voglio dire per rassicurare i comuni mortali come me e per non deludere, diciamo, gli specialisti IT, perché se uno lavora sul settore IT, sulle competenze digitali sa molto molto di più. Potenzialmente lo possono fare tutti, e chi lavora nel settore IT risulterà subito con competenze avanzate. Chi è un comune mortale potrà passare subito da nessuna competenza ad un livello di competenza base, e questo per noi è già un risultato fondamentale. Non perdiamoci di vista, continuateci a seguire sulla piattaforma, sui social, continuate a scriverci domande e soprattutto vediamoci se potete il 26 e il 27, perché entreremo sempre più nel merito di quello che c'è da fare sulla piattaforma e daremo delle ulteriori risposte anche a quelle alle quali per motivi di tempo non abbiamo risposto oggi, e di questo vi chiediamo scusa. Buona giornata da parte mia e buon proseguimento di Grazie, giornata per chi arrivederci lavora e anche buon fine settimana per tutti. Arrivederci. a voi. Grazie a tutti, grazie ai relatori. E allora una comunicazione di servizio. Le slide della registrazione saranno caricate nei prossimi giorni sulla pagina dedicata di Eventi PA. Nei prossimi due webinar, come dicevano i nostri relatori, si darà risposta a molti dei quesiti posti, soprattutto sul funzionamento di Syllabus. Un ringraziamento ai relatori per aver introdotto in maniera esaustiva tutti i temi relativi alla formazione dei dipendenti pubblici e naturalmente a Syllabus. E un ringraziamento naturalmente a tutti i partecipanti che così numerosi avete scelto di partecipare ai nostri webinar.
Come dicevano anche i nostri relatori, vi diamo appuntamento a mercoledì 26 aprile, sempre alle ore 12, con il secondo appuntamento di questa seconda edizione. Grazie a tutti, buon fine settimana e buona giornata.